Il PUC di Orio Umberti interessa un'area del capoluogo che si estende su una superficie di 7 ettari. L'area è collocata tra il tracciato della ferrovia centrale Umbria e tra l'asta del Tevere ed è un'area interessata da forti fenomeni di degrado e di dismissione ed è pertanto con l'occasione del PUC che l'amministrazione ha inteso recuperare quest'area facendone una nuova centralità urbana del capoluogo. In particolare, per quanto riguarda le opere pubbliche, esse si distinguono in tre opere fondamentali. La prima delle quali, che è il cuore del progetto, è il recupero dell'ex magazzino tabacchi, all'interno del quale noi adesso siamo, e che verrà recuperato a sala polivalente e nella quale quindi l'amministrazione intende creare degli spazi utilizzabili in futuro per manifestazioni di vario tipo. La struttura, come vedete, è oggetto di forte degrado, quindi l'occasione del PUC è stata, fondamentale per l'amministrazione al fine di recuperarla, a nuova vita. All'esterno della struttura verrà realizzata una nuova piazza, che sarà questo nuovo baricentro per la vita sociale e relazionale degli abitanti della zona. Secondo intervento fondamentale del PUC è il recupero della viabilità. Oggi l'area è raggiungibile attraverso un sottopasso realizzato all'inizio degli anni Ottanta, sottopasso che tecnicamente e tecnologicamente è rimasto poco funzionale per le esigenze della città e quindi verrà completamente ristrutturato, variato nella sua geometria e caratterizzato da una nuova pista ciclabile che consentirà di interconnettere le piste ciclabili già presenti nel territorio con le nuove piste ciclabili del parco. Terzo intervento per l'appunto il parco, già presente, verrà completamente riqualificato ed ampliato, in adiacenza al quale verrà recuperato l'impianto sportivo USU, che è il primo impianto sportivo per la collettività umbertidese, per il quale si realizzeranno nuovi spogliatoi, nuovi impianti tecnologici e il nuovo manto sintetico che sostituirà quello esistente. Il totale delle opere pubbliche ammonta a circa 6 milioni di euro, di cui circa il 60% finanziate dalla Regione ed il restante 40% da parte del Comune, che nell'ottica di un autofinanziamento dell'intero PUC riceverà risorse anche dagli interventi privati che sono stati previsti all'interno del comparto. Basti pensare al comparto dell'ex manifattura tabacchi, dove i vecchi capannoni, il vecchio nucleo originario della manifattura tabacchi verrà recuperato ad area residenziale ed con la previsione anche di spazi artigianali, creando quindi un intimo legame tra le aree pubbliche, quindi il parco e la nuova residenzialità. Altri interventi di particolare importanza sono la creazione di nuovi spazi artigianali per opere di alcune attività produttive dell'area. Le opere pubbliche sono state divise in tre stralci, quindi la viabilità, il recupero dell'ex magazzino tabacchi ed il parco. Siamo partiti con le procedure di affidamento per quanto riguarda il sottopasso e per quanto riguarda il recupero dell'ex magazzino tabacchi. Le procedure di gara sono state già espletate, molto probabilmente riusciremo ad affidare i lavori e partire con i cantieri per i primi di ottobre. La fine dei lavori è prevista per la metà 2012. Il piano urbano complesso PUC2 ha visto come intervento, cruciale quello del recupero del sottopasso carrabile ferroviario di via Martiri della Libertà, perché realizzare una nuova centralità urbana in questa zona senza prevedere di superare l'effetto barriera dato dal vecchio sottopasso era praticamente impensabile. Pertanto si è lavorato cercando di aumentare quelle che sono le dimensioni, che erano le dimensioni del vecchio sottopasso, dimensioni che non consentivano addirittura il passaggio di mezzi di soccorso. Pertanto si è cercato appunto di recuperare il sottopasso aumentandone la luce delle carreggiate, ma soprattutto realizzando una pista ciclopedonale sopraelevata, per cui in sicurezza, della larghezza di 2,5 metri, che si interconnette con la pista ciclabile lungo la strada Tiberina. Per cui, oltre che assolvere quindi al compito di ricucire i due, ambiti della città, abbiamo anche cercato di realizzare un sistema di mobilità alternativa e che con questo, nuovo passaggio consente per l'appunto di andare a collegare due parti della città che prima non erano collegate. Ci troviamo all'interno del magazzino ex tabacchi.
che è stato recuperato e integralmente ristrutturato ed è diventato una sala polivalente. L'intervento è stato pensato per dotare il capoluogo, il comune di Umberto, è di una sala polivalente in grado di accogliere una pluralità di funzioni e di eventi. La stessa architettura della struttura recuperata denota una grande flessibilità, penso agli sport minori, penso a attività delle associazioni culturali, teatro, danza, feste, piuttosto che insomma, attività ricreative largamente intese. E abbiamo avuto già in questi primi giorni di apertura richieste di numerosi soggetti nel territorio, tra cui società sportive, ad esempio una scuola di pattinaggio. Abbiamo avuto alcune richieste da parte di associazioni che operano nei settori del teatro, nella danza. Puntiamo comunque sia ad ampliare il parco dei possibili utenti a quanti più soggetti possibile per rendere questa struttura un luogo di riferimento centrale per la città. La riqualificazione dell'impianto sportivo USU è un intervento sul quale l'amministrazione comunale ha puntato moltissimo. L'obiettivo del progetto era quello di riqualificare sicuramente la parte degli spogliatoi e soprattutto l'impiantistica. Con questa ristrutturazione è stato rifatto anche completamente il manto, che inizialmente era in terra battuta, ed è stato rifatto in erba sintetica di ultima generazione. Per cui abbiamo anche risolto un problema abbastanza annoso, che era quello proprio delle emissioni appunto della polvere, che specie nei mesi primaverili estivi era particolarmente fastidiosa, specie per l'abitato circostante. L'intervento ha previsto una dotazione impiantistica particolarmente moderna e attenta alla sostenibilità ambientale. Innanzitutto abbiamo previsto una struttura architettonica estremamente attenta ai contenimenti energetici. La stessa impiantistica ha curato molto gli aspetti legati al consumo di energia, quindi sono stati previsti i pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria. Sono state completamente rifatte le torri faro, che non erano più a norma. Sono state previste addirittura delle cisterne per la raccolta delle acque piovane per la successiva bagnatura del campo nei mesi estivi. Le attività sono già partite e anche con buon successo, anche perché l'impianto già lavora tutti i giorni nel pomeriggio e durante la sera. Si pensa che il numero degli utenti possa aumentare rispetto ai precedenti anni, raccogliendo quindi un bacino di atleti superiore appunto al passato. In questa zona, che originariamente denotava caratteristiche di scarsa fruibilità da parte dei cittadini, quindi anche poche attività produttive, poche attività commerciali. Questo intervento di riqualificazione del pubblico è stato anche volano per accentrare e per ricollocare attività commerciali. Un esempio abbastanza importante è l'intervento che è stato realizzato proprio qui in adiacenza al magazzino tabacchi, che è la realizzazione di un nuovo asilo nido e che ha visto appunto il contributo della regione attraverso i fondi PORFESR. Tutto intorno c'è stato un movimento di attività commerciali che si sono riqualificati, in alcuni casi si sono proprio spostate per venire cogliere queste opportunità del PUC. Il PUC 2 è stato finanziato dalla regione con una cifra di poco inferiore ai 6 milioni di euro. E le tre opere che il Comune è andato a completare hanno avuto un costo finale di 4.700.000 euro. Rimangono ancora delle risorse, delle economie che dobbiamo spendere, che saranno collocate sugli interventi di sistemazione della piazza e di completamento della viabilità. E contiamo di spendere queste risorse entro la fine del 2014.